Volkswagen ci aveva mostrato al recente salone di Parigi un prototipo, una concept chiamata ID, un veicolo elettrico con guida autonoma. Al salone di Ginevra raddoppia, portando l'ID Buzz. Di che cosa si tratta? Sempre di un veicolo elettrico in grado di guidare in modo autonomo, ma basato sostanzialmente sul Bulli, mitico furgoncino di casa Volkswagen. In questo caso abbiamo una lunghezza di 4,94 m e a disposizione 8 posti, grazie alla piattaforma su cui è sviluppato. Si tratta della MEB, appositamente allungata, e prende il nome di MEB XL. La vettura ha l'ID Pilot, quindi in grado di guidare da sola, e l'ID Pilot è evoluto, in questo caso è basato su sensori a ultrasuoni, telecamere e 4 laser LiDAR a scomparso che sono collocate sul tetto. Sistemi che interagiscono con una piattaforma cloud che aggiorna le informazioni in tempo reale. Quindi si tratta di un veicolo estremamente all'avanguardia, pur avendo un look che richiama degli elementi retro, e dal punto di vista della motorizzazione è capace addirittura di 369 cavalli totali, perché c'è la presenza di 2 motori elettrici, ognuno su un asse, per 201 cavalli cada uno. Dotato di trazione quindi integrale, il microbus ha un pacco batteria di 111 kWh che si ricarica in mezz'ora all'80% con una presa da 150 kW, con un'autonomia dichiarata di 600 km e un'autonomia reale di ben 434. Si tratta di un veicolo estremamente sportivo, perché i dati dichiarati prevedono uno 0-100 di 5 secondi con una velocità autolimitata a quota 159, questo perché, essendo elettrico, non ha senso una velocità maggiore, perché aumenterebbe di molto i consumi. Dentro, quando viene utilizzata la guida autonoma, la cloche, cioè il volante, rientra, e i sedili sono girabili anche all'indietro, quindi si ha una sorta di saloncino viaggiante con guida autonoma.